Ciao Pietro, buongiorno, bentornato. Oggi sabato 20 giugno, quindi parliamo oggi di un pezzo di storia patria, appunto, della città di Terni durante la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, c'è una storia locale che poi unito insieme fanno un mosaico unico che per dare un quadro più esaustivo e dettagliato di quello che è successo in quegli anni, che vanno ormai dall'ottobre 43 fino alla fine di aprile 45. Allora ti lascio la parola per introdurre questa prima fatica, magari ti prego anche di far vedere la copertina del libro che è appena appunto pubblicato. Prego, ti la parola. Allora, questo è il volume che è appena uscito per la Herald Editore, Terni Repubblicana, che appunto è il secondo volume di un progetto culturale e di studio che parte nella lontana estate del 2000. È un progetto culturale che si propone lo studio della Repubblica Sociale Italiana nell'Italia centrale, in particolar modo sull'Appennino umbro-laziale, indicando con questa terminologia geografica le province di Rieti, Terni e Perugia, sulle quali si sa effettivamente poco dal punto di vista storiografico. Essenzialmente ben pochi conoscono che la Repubblica Sociale Italiana è esistita anche nell'Italia centrale ed ha vissuto pagine importanti di storia, non solo locale. Infatti, questi studi, che possono sembrare studi di storia locale, non sono assolutamente inquadrabili in una ristretta collocazione geografica, ma in realtà è la storia generale della RSI che viene esaminata facendo un focus in queste tre province. Perché più volte, caro Ubaldo, è stato sottolineato il fatto che non esista una vera e propria storia della RSI. Beh, forse in ambito accademico questo non esiste, ma è ovvio. Immagini che io mi sono laureato con un professore che diceva che la RSI non è mai esistita, e quindi ovviamente nelle università e nelle scuole ben poco può essere studiato o analizzato dal punto di vista storiografico nella RSI. Però al di fuori, ancora una volta, al di fuori delle scuole, dell'università, insomma, al di fuori dei circuiti canonici, esistono importanti filoni di studi sulla Repubblica Sociale. E da quello che traspare da questi studi è che la Repubblica Sociale, la sua storia in particolar modo, viene compresa non in un quadro generale, ma in un quadro specifico territoriale, ossia la storia della RSI è in realtà la storia delle province della RSI. Da questa constatazione, quindi, è nato un filone di studio che prende per l'appunto in esame questo cuore d'Italia formato dalla trilogia proprio Terni, Perugia, Rieti, su cui mi sono fermato a fare un esame approfondito di documenti, testimonianze, archivi, soprattutto ricostruzioni storiche di fatti che per decenni sono stati travisati, falsificati o inventati di sana pianta. Quindi già nel 2015 era uscito il volume su Rieti, la Rieti Repubblicana per l'appunto, 800 pagine per analizzare questi 9 mesi di RSI nella provincia di Rieti. Oggi abbiamo la fortuna di poter editare il secondo tassello di questa importante trilogia, quella su Terni, appunto, Repubblicana, 9 mesi di Repubblica Sociale studiata in questa provincia che è molto molto interessante dal punto di vista storiografico. Ecco, Bene. questo è esattamente l'inquadratura generale dell'opera. E quindi, diciamo, in particolar modo cos'è successo, diciamo, a Terni e dintorni, cioè l'attività partigiana com'è stata, diciamo. L'attività partigiana è l'attività meno interessante per quanto riguarda la storia della Repubblica Sociale a Terni. Infatti, non sono mai esistite bande operanti sul territorio in grado di mettere in crisi e il sistema di occupazione tedesco, ma anche il sistema amministrativo della Repubblica Sociale Italiana, che tenne integralmente il territorio
fino agli ultimi giorni che sono contrassegnati non da un'offensiva partigiana come qualcuno tende fantasiosamente a sognare, ma bensì dall'avanzare dello sferragliare dei carri armati britannici sul suolo della provincia di Perth. Quindi per il rapporto della guerra civile, che pure c'è stata, ha lasciato i suoi lutti sul territorio, è sicuramente l'aspetto secondo noi marginale quando si approccia allo studio della Repubblica Sociale, perché Terni essenzialmente è un territorio industriale, probabilmente il territorio industriale più ricco per strutture dell'intera Italia centrale, quindi sede di masse operaie. E quel nostro obiettivo è stato quello di studiare come il fascismo repubblicano si è posto nei confronti delle masse operaie, cercando di attuare i dettami che erano nati dal manifesto di Verona. Quindi non parlo proprio direttamente della socializzazione, perché la socializzazione è, diciamo, che poi viene attuata si comincia a attuare dall'estate del 44 in poi, quindi di conseguenza quando questa provincia è già stata occupata dai britannici. Però ci sono tutta una serie di iniziative a favore degli operai che noi abbiamo studiato, non ultimo le elezioni delle commissioni di fabbrica, che sono elezioni molto importanti, che si svolgono durante la Repubblica Sociale e che danno un aspetto, una pittura, diciamo, della storia dell'RSI, per certi aspetti sorprendenti per chi è abituato a leggere i quotidiani oppure a una cultura scolastica o accademica dove certi argomenti sono ancora tabù. Perché facciamo un esempio: di là della partecipazione, che può essere valutata sia scarsa sia soddisfacente dal punto di vista dei votanti in una situazione comunque sia molto critica, l'affrontamento delle liste è stato interessantissimo, perché chiunque può candidarsi per essere eletto alle commissioni di fabbrica. Quindi queste commissioni non vennero composte soltanto da fascisti repubblicani, che oggettivamente vi erano, ma anche da socialisti, quindi essenzialmente anche da persone antifasciste, che non solo parteciparono alle elezioni, ma disattendendo gli ordini del Partito Comunista che voleva boicottarli, vennero addirittura eletti in queste commissioni ed ebbero una loro funzione, una funzione riconosciuta appunto dalla Repubblica Sociale Italiana, che nel caso delle commissioni di fabbrica non fece distinzione politica. Questo è stato ad esempio una sorpresa, una caratteristica della provincia di Terni che noi abbiamo esaminato. La guerra a Terni essenzialmente non fu una guerra partigiana, fu una guerra dall'alto, perché Terni venne distrutta da feroci bombardamenti e le vittime si contarono a centinaia. Ecco, c'è anche questo che ci dice Terni, il vero volto della guerra, che non è una guerra partigiana, è una guerra anonima, dall'alto. I più grandi lutti vengono proprio dalle stragi compiute dagli anglo-americani nella loro guerra ai civili, perché se vi fu una guerra ai civili a Terni è esclusivamente quella che gli anglo-americani fecero contro la popolazione civile vessata, sterminata durante le incursioni aeree. Queste sono le caratteristiche più interessanti della Repubblica Sociale, proprio per questa sua eterogeneità. Aderirono all'RSI anche personaggi non direttamente compromessi con il regime, anzi personaggi che si erano anche tenuti fuori dalla politica. C'è una battuta che cito nel libro di un fascista del ventennio, ovviamente, che dopo il 25 luglio ovviamente era passato con gli antifascisti, che un giorno, trovandosi in piazza a Terni, vide una fila di gente che si recava ad iscriversi al Partito Fascista Repubblicano. Ebbene, di quelli nessuno era stato fascista prima, e quello lo sorprese molto. Ed è una lettura importante per far capire i meccanismi politici e mentali che avvennero dopo l'8 settembre e per comprendere il significato dell'adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Questo è l'aspetto principale su cui noi ci siamo riversati nello studio di quei 9 mesi.
Guarda che questo è un fatto interessante perché in effetti io ti stavo facendo domanda, il periodo fascista repubblicano ebbe, mi sembra, iscritti oltre 1 milione, che iscritti diciamo tipo quelli che avevano una tessera, diciamo così, e di cui gran parte di loro, forse la maggioranza, erano tutti nuovi, cioè che nel senso che avevano visto questa volta che il fascismo appunto non era più implicato in compromessi con certi poteri. E quindi molti aderirono sotto questa spinta rivoluzionaria, propagandistica, che Ma appunto è. probabilmente la maggior parte era stata anche fascista durante il ventennio, ma non aveva mai partecipato alla vita politica del partito. Ma Esatto. sembra è uno spartiacque emotivo, c'è un senso di ribellione. Molte persone che fino a loro, pur riconoscendosi ovviamente in un quadro di valori patriottici, nazionali, ma aveva sempre svolto il proprio lavoro senza interessarsi propriamente di politica. Beh, dopo l'8 settembre decise di scendere in campo. E ovviamente c'è la duplice via di adesione alla Repubblica Sociale, quella al partito che viene fatta dagli elementi un po' più anziani, ma senza dimenticare poi l'adesione dei giovani e giovanissimi nelle fila dell'Esercito Nazionale Repubblicano, della Guardia Nazionale Repubblicana, che sono fenomeni minoritari se paragonati al periodo storico in cui noi ci andiamo a confrontare, cioè di enorme confusione, con una sconfitta epocale alle porte, di cui qualcuno avrebbe dovuto prima o poi risponderne. Ecco, registrare un così grande flusso di volontari è qualcosa sicuramente riflettere, e comunque sia non ha precedenti nella storia d'Italia. Anche Garibaldi, per fare l'unità, non trovò che 1.000 persone, magari qualcuno reclutato anche da qualche penitenziario, quando l'unità d'Italia era una bandiera vincente. Ecco, sotto la bandiera della Repubblica Sociale, che era una bandiera sconfitta militarmente, Esatto. si arruolarono veramente centinaia di migliaia di italiani. E questo porta sicuramente a una riflessione e ovviamente a una riscrittura di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi in merito al consenso della Repubblica Sociale e alla sua legittimità, soprattutto. Credo che questo ci permetta di fare una profonda riflessione. La cosa interessante è che noi non ci siamo fermati ai 9 mesi di Repubblica Sociale. Questo perché? Perché i fascisti ternani poi non solo aderirono alla RSI sul territorio, ma davanti allo sferragliare dell'invasore anglo-americano decisero di dover continuare quella guerra al nord. E quindi abbiamo seguito questa comunità di ternani che viene dispersa poi nel nord Italia, cercando di seguire un po' i loro spostamenti, la loro partecipazione alla fase finale della guerra, l'ultimo anno di guerra. E in particolar modo ci siamo soffermati su una figura veramente straordinaria, che è quella del federale Coppo. Bene, Coppo, che pochissimi conoscono, che era il federale di Terni, fu uno dei più importanti organizzatori della resistenza fascista nel centro Italia. Lui lavorò a fianco ai fascisti fiorentini nell'organizzazione dei franchi tiratori a Firenze, ma dove ci appare, questa è una storia che è stata piuttosto approfondita ed è piuttosto conosciuta. Noi ci siamo fermati non tanto sull'organizzazione dei franchi tiratori fascisti a Firenze, che è una pagina eroica del fascismo repubblicano fiorentino, ma possiamo dire del fascismo repubblicano in generale. Soprattutto abbiamo verificato l'esistenza di bande fasciste operanti sui monti dell'Umbria nell'estate del 1944, ossia erano stati lasciati sul territorio alcune formazioni fasciste per compiti essenzialmente di spionaggio, di informazioni, ma sembrerebbe anche di guerriglia, nonostante Sì. le direttive fossero non scatenare al centro-sud occupato dall'invasore anglo-americano nessun tipo di guerra civile. Sembrerebbe, le cose ovviamente vanno prese per quello che sono, per semplice informativa, non avendo ancora un riscontro documentale,
nell'estate del 44 una banda fascista fece saltare dei carri armati britannici tra il confine tra Terni e Perugia. Questo venne riferito da un generale tedesco a Milano durante una riunione preparativa per l'organizzazione di gruppi clandestini fascisti del Centro Italia. Non sappiamo il reale quadro della situazione, però c'è un passaggio, c'è una nota. Effettivamente tra queste bande c'erano poi persone preparatissime, tra cui ricordiamo Fausto Gasparini, che troveremo poi nel dopoguerra nel Partito Fascista Democratico di Leccisi, che fu una delle maggiori organizzazioni neofasciste del primo dopoguerra. Questo è quello che noi abbiamo cercato di registrare e soprattutto documentare in questo nostro libro di 700 pagine, che è stata una grande e bella soddisfazione. Questo penso che sia tutto. In effetti che c'erano dei gruppi di guerriglia appunto fedeli a Mussolini, appunto al fascismo, ci sono stati, caso anche del principe Pignatelli, no? Che nella guerra fu processato per quello che è il sud Italia, certi episodi, insomma, che anche se non erano piccoli gruppi, naturalmente, ma si facevano sentire, insomma, e questo gli alleati li temevano, no? Tant'è vero che a me stesso, a me proprio a me personalmente, Pisanò, Giorgio Pisanò mi disse di questi patti. Lui fu paracadutato ben 3 volte nelle linee, cioè dalla parte degli alleati, per azioni di spionaggio e sabotaggio. Fu anche preso 3 volte e per 3 volte riuscì a scappare diciamo così, dalla prigione degli alleati. L'ultima volta scappò addirittura da Pistoia. Questo mi disse Giorgio Pisanò, che infatti erano attivi queste bande che. Per trovare che gli alleati comunque non sottovalutavano. Poi beh, sappiamo che se prendevano qualcuno fucilavano, come i famosi fucilanti di Santa Maria Capovetre, no? Come sei presente. Quindi certamente il fascismo umbro era anche molto attivo in quei frangenti lì. Questo tu pensi che sicuramente avrai avuto informazioni meglio di me, visto gli studi che hai fatto su Terni, eccetera. Diciamo che anche la faccenda che a Terni fascista partecipasse a certe riunioni anche gli antifascisti, veramente questo è una cosa sorprendente che viene taciuta, ma che comunque rimane una realtà anche verso altre città del nord. Questo, il fatto che il regime, cioè non più regime, ma è diventato ormai veramente funzionario, si gettò il ponte anche verso la parte antifascista per portarli a collaborare, sappiamo che ebbe appunto un certo ruolo, Edmondo Cione, un allievo di Croce, che aveva questo compito, anche se poi non ebbe un grande successo, però ci furono questi tentativi a cui alcuni aderirono, tra l'altro. Poi c'era Bombacci, che sappiamo benissimo che qua, nel marzo del 45 a Genova fece un comizio davanti a oltre 30.000 persone, cioè, quindi, e siamo nel marzo 45, cioè, quindi la guerra ormai era strapersa, però ci furono questi sussulti che devono far molto a molto pensare. Sì, perché essenzialmente il volto del fascismo repubblicano di Terni è un volto ultraconciliante. Noi non abbiamo fenomeni di repressione selvaggia su vassa scala nel territorio, contro anche bande che si erano macchiate di omicidi. Noi abbiamo sul confine umbro-reatino, ad esempio, registrato la morte di cinque donne. Cinque donne innocenti uccise da civili armatisi arbitrariamente. Ecco, anche di fronte a episodi di così importante impatto territoriale, su cui noi abbiamo fatto un libro, di cui parleremo nelle prossime settimane, dal titolo emblematico Femminicidi partigiani, il caso Ternano-Reatino. Bene, neanche di fronte a casi così eclatanti di omicidi di persone innocenti si procedette mai ad una repressione selvaggia e generalizzata. Addirittura ci fu il volto di un fascismo non solo conciliante, ma anche pronto a dei contatti diretti con le bande. Noi abbiamo registrato anche a ridosso del famoso bando di Clemenza del Duce del maggio del 44, un intensificarsi dei rapporti anche con bande ultracomuniste per il loro pacifico scioglimento, contatti che ci sono stati, riunioni che ci sono stati,
sulle quali obiettivamente non possiamo dire nulla per il fatto che sono state sempre negate dalla controparte, ovviamente negate che ci fossero questi contatti per lo scioglimento. Quindi non possiamo entrare nel merito della discussione pratica, ma noi crediamo benissimo che le bande avessero dei rapporti privilegiati con la federazione fascista per far sì che la repressione non si abbattesse contro di loro, perché ovviamente le bande non avrebbero potuto nulla contro qualsiasi reparto operante della Repubblica Sociale Italiana, immaginiamo contro un reparto tedesco. Crediamo quindi che i termini della questione siano anche quelli di temporeggiare, ossia far credere nella disponibilità di uno scioglimento della banda, e comunque sia noi registriamo assieme a questi colloqui veramente una bassa incisività dell'attività di guerriglia sul territorio, che invece viene sfogata su altri territori come l'Alto Reatino, dove questi contatti non ci sono stati con i fascisti repubblicani, ma casomai i contatti dell'Alto Reatino ci sono stati con i tedeschi, dove quindi ci furono degli accordi magari tra partigiani e tedeschi, mentre nel Ternano noi vediamo proprio questi accordi tra fascisti e partigiani. Questo è evidente perché nel territorio non si registrano quell'attività che in realtà potevano essere effettuate, come sono state poi effettuate ad esempio nell'Alto Reatino. Ecco, questo ci permette di dire che a discapito di Rieti questi contatti a Terni giovarono fino a un certo punto, sebbene dobbiamo poi catalogare sempre nel maggio del 44 una serie di delitti atroci che colpiscono però ancora una volta persone innocenti che non possono essere accusati di nessuna attività illegale, di nessuna attività di repressione, eppure essendo deboli, isolati con le proprie famiglie, vengono assassinati e uccisi in azioni che spesso non sono neanche catalogabili come azioni di guerra durante i processi che ci sono stati nel dopoguerra, ma vengono considerati addirittura crimini amnistiati in alcuni casi. Quindi noi abbiamo questo aspetto che è stabilito anche dai tribunali della Repubblica Italiana e che ci porta a riflettere quindi della caratteristica ternana in questi 9 mesi, che possiamo definire diversissima da quella di Rieti, che è una provincia confinante, dove le dinamiche furono veramente diverse. Ho capito. Quindi questa dimostrazione, insomma, che diciamo queste bande, c'era chi lo faceva perché credeva che una riconciliazione fosse conveniva a tutte per bene il paese, c'è chi ce lo faceva, diciamo, farsi credere di fare una conciliazione, ma in realtà era attendismo, cioè a guadagnare tempo, perché poi loro comunque erano contro il regime. Per esempio, si dice che alla Repubblica Italiana aderirono anche alcune bande partigiane, che non so quanti erano, ma comunque ci fu questo fatto che viene taciuto, ma che ci fu comunque di adesione di alcuni partigiani alla Repubblica Italiana, nel senso di aderire a quello che a quell'azione rivoluzionaria che da Mussolini era sempre presente in lui fin dalla prima guerra mondiale, quando fondò il Popolo d'Italia, e poi con la famosa riunione del 23 marzo 19 a San Sepolcro a Milano. E diciamo che certamente questo è un fenomeno che andrebbe studiato, perché non si sa molto su queste cose qui, se non sporadiche informazioni che ogni tanto fatto proprio il documento, ma ripeto, sarebbe anche qui da fare una... Ecco perché è importante studiare le province della Repubblica Sociale Italiana, fornire documentazione, perché il caso di Rieti, che non è il caso di Terni, ci permette di fare una serie di discorsi. A Rieti c'è un accordo con le bande partigiane e i tedeschi, a Terni ci sono degli accordi tra i fascisti e le bande partigiane. Ora, senza entrare nel merito, perché non si può entrare nel merito in cose di cui manca documentazioni, ma sporadiche testimonianze, quindi noi in concreto non sappiamo cosa venne siglato, che quali basi verte la discussione, però è pacifico
pensare che nel maggio del 44, quando la Repubblica emana il bando di clemenza del Duce, il primo bando di clemenza, e dice di diffonderlo in tutti i modi questo bando di clemenza, prendendo contatti con le bande per farle rientrare nella legalità, è ovvio che l'approccio dei fascisti nei confronti delle bande partigiane fosse quello di un contatto diretto per far finire la guerra civile che i partigiani hanno scatenato, per far finire gli omicidi che i partigiani stanno compiendo in vista di una riconciliazione nazionale. E questo non vuol dire reclutare partigiani o farne degli italiani o dei fascisti. No, essenzialmente è quello di dire basta. È inutile che voi continuate a uccidere senza nessuno scopo militare, perché questo modo di uccidere innocenti è oltre che illegittimo, è anche criminale. Finiamola qui, tornate a casa. Questo penso sia stato l'approccio dei fascisti, perché abbiamo il riscontro del bando di clemenza del Duce, della sua filosofia, delle iniziative che furono proposte concretamente. Dall'altra parte la recezione fu. Non sappiamo quale fu, perché manca totalmente qualsiasi accenno a queste problematiche. C'è stata ovviamente la censura del silenzio sui contatti che si ebbero con i tedeschi, con i fascisti. No, quello era il male assoluto che si era sempre combattuto. In realtà non è così, è evidente che non fosse così, anche perché dopo di combattimenti non ce ne sono stati, perché dopo parliamo di combattimenti con chi, contro chi cosa, non si capisce, perché uccidere una donna, uccidere un padre di famiglia di notte in un bosco, ci pare tutto tranne che un combattimento. I combattimenti si fanno al fronte con unità regolari. Probabilmente chi non ha fatto il militare né ha partecipato alla guerra, ovviamente queste cose potrebbe non saperne e pensare che andare a caccia sia la stessa cosa che andare in guerra. No, non è così, non è stato così, e di conseguenza non sappiamo perché e come furono interpretati questi contatti dall'altro lato, quindi dai civili che si erano armati e vivevano sulle montagne. Noi possiamo, ci sono dei casi emblematici di intere bande partigiane che hanno deposto le armi e sono rientrate nella vita civile, non soltanto in quella primavera del 44, ma anche nell'autunno del 44. Ci sono bande che probabilmente hanno preso questi accordi per temporeggiare, per far sì che non venissero cancellate al primo rastrellamento. Ora, la buona e la cattiva fede sono una cosa che albergano nei cuori delle persone. Noi non abbiamo neanche i documenti per comprendere su quale basi era stato trattato lo scioglimento delle bande, quindi possiamo soltanto fare delle ipotesi fregate però da una logica, questo è importante, e certamente non piegate ad una ideologia di odio, e che comunque sia tenderebbe a fantasticare epopee che non sono mai esistite. Perfetto, no, questo sì, senza dubbio, sono d'accordo, anche perché poi diciamo, questi contatti sono continuati fino alla fine, tra l'altro, non è che sono fermati lì, come tu pensai, anche fino alla fine si è tentato questo contatto che purtroppo dall'altra parte non è stato recepito, o meglio, non è di Caprione della Resistenza, non dovremmo sapere per tanti motivi che non stiamo adesso a elencare, perché c'era già un progetto di imporre un sistema che poi è quello che stiamo vivendo adesso, in cui imperversa quello che oggi vediamo, che è frutto di quei fatti storici, per esempio dei partigiani che poi hanno dato l'Italia, che non più sovrana, non più un paese che può decidere liberamente del proprio avvenire, sia dal punto di vista economico, eccetera, ma è soggetto a una potenza vincitrice, cioè tutt'oggi. Sono appunto gli Stati Uniti d'America in cui noi siamo da essi controllati. E questa resistenza insomma, deve farsene conto, deve fare i conti con il proprio passato, che non è assolutamente quello bello che c'è una parcheggia di libertà e democrazia che proprio guarda, non esiste nemmeno andare a cercare con lanternino perché Beh, ma viviamo. chi ha combattuto per il comunismo non ha combattuto certamente per la democrazia, Ma e lo ha assolutamente no. dimostrato nelle opere, nelle azioni quotidiane. La democrazia è tutt'altra cosa, la Esatto, Costituzione è tutt'altra cosa rispetto al comunismo, a mio avviso. esatto. Potrei errare, ma non credo.
Come dice qui la nostra amica seguace, la signora Alda Zolin, dice che i partigiani buoni venivano assassinati dai partigiani comunisti stessi. Beh, è vero, infatti la signora qui dice che suo padre purtroppo fu ucciso, essendo un partigiano democratico, fu ucciso il 27 aprile, chiaramente. La strage di Porzus è emblematica, forse l'esempio più famoso, ma di casi di partigiani comunisti che uccidono altri partigiani non sono eccezioni, sono realtà concrete che si sono verificati in un periodo anche di confusione generale, però alcuni combattevano per il comunismo, quando il comunismo era Stalin, quando il comunismo era l'Unione Sovietica. Questo è una cosa che viene dimenticata, soprattutto per far dimenticare le azioni che questo comunismo, questa lotta per il comunismo, ha provocato su gran parte del territorio nazionale. Lutti si ricontarono a decine di migliaia. Ecco, questo è qualcosa che non può essere detto e che è stato cancellato dai libri di storia, secondo me facendo un torto alla storia stessa, perché così se no si crea una realtà parallela, si pensa che noi nel 43-45 vivessimo sulla Luna e ci fossero dei crateri lunari dove c'erano delle oasi, dove si viveva bene, e questa è la storia che viene oggi accettata. La realtà non era così, non fu così purtroppo. Ci furono enormi lutti causati e da una parte e dall'altra, ci furono tantissimi crimini compiuti e da una parte e dall'altra, e trapudare tutto in un racconto fiabesco di bene contro male probabilmente si fa un torto alla storia, ma soprattutto anche alla realtà dei fatti. Sono d'accordo con te, assolutamente d'accordo, condivido questo che hai detto, perché è fatto tu così, tra l'altro però dobbiamo assolutamente mettere in chiaro che chi volle quella, diciamo così, guerra civile, che poi in realtà non fu una guerra civile, fu una guerra, meglio, solo attentati terroristici, sparare alle spalle, queste cose qui che avvennero in quel periodo, perché da tra i reduci della Repubblica Italiana con cui ho parlato, non ho visto uno, dico sì, uno che mi abbia detto che ha affrontato i partigiani a viso aperto. Uno, io non l'ho trovato, addirittura c'è una testimonianza di Giorgio Albertazzi, grande attore teatrale italiano dei più grandi, il quale è stato molto più esplicito nel merito, che lui allora aderì alla Repubblica Italiana con grado ufficiale, non so di quale arma, il quale disse le stesse cose. Infatti, bisogna dire che la guerra civile cosiddetta fu voluta esplicitamente dal Partito Comunista per creare quella tensione fra italiani che andava cercando per legittimarsi, cioè provocare subito la reazione dei tedeschi, quindi, oppure degli esponenti della Repubblica Italiana, con le rappresaglie che si furono grazie purtroppo a questi attentati dei partigiani, e poi per dare la colpa, diciamo, alla parte negativa. Io vorrei tornare sul messaggio della cara amica Azzolin, dicendo, anche perché lei ha detto adagio a criticare i partigiani. Ecco, noi non stiamo criticando nulla e nessuno, tantomeno i partigiani, non è una questione di critica, perché io credo che il compito dello storico è capire, quindi sì. I miei studi sono mossi soltanto dalla convinzione di non averci capito ancora nulla e di sete di conoscenza. Quindi la critica va fatta semmai in ambito storico, quindi critica storica, ma generale, che deve coinvolgere tutta la storia come è stata scritta e coinvolgere tutti gli attori che sono protagonisti di questa storia. Quindi una critica va fatta ovunque e comunque, perché è un processo di conoscenza. Noi dobbiamo esaminare e la figura dei partigiani, e la figura dei tedeschi, e la figura degli alleati, e la figura dei fascisti repubblicani. Sottoponendo anche a una critica, ma non per poi denigrarli o meno, perché ci sono stati fascisti che si sono comportati da delinquenti, ed è giusto di dirli delinquenti, ci sono partigiani che hanno combattuto per i propri ideali in purezza di intenti, che non si sono macchiati di nessun crimine, e non vogliamo certamente confonderli con coloro che, combattendo per il comunismo, si sono macchiati di crimini immondi. Ci mancherebbe altro. Questo è mai, perché il nostro giudizio non può essere tutto politico, che della politica non mi interessa nulla e non ci interessa nulla. D'accordo.
una soltanto un'opera di conoscenza storica. Allo storico non compete il giudizio, perché nel momento in cui andiamo a fare dei giudizi si esce fuori dalla storia e si comincia a fare del moralismo. E allora il moralismo lo lasciamo fare alle associazioni che vivono di odio politico, lo lasciamo fare ai professori a scuola, lo lasciamo fare ai professori alle università, lo lasciamo fare ai sindaci durante le date canoniche. Loro possono fare i moralisti. Io non lo faccio perché non mi interessa dare giudizi politici o morali su nessuno. I fatti sono quelli, e i fatti sono quelli. Io voglio dipingere un fatto che è avvenuto durante la guerra, cercando di essere il più obiettivo possibile, di documentare quello che sostengo e, ove sia impossibile avere dei documenti, ricostruire tutto attraverso almeno la logica. Perché questo processo mentale di riscrittura ideologica della storia ha fatto sì che un determinato evento su cui mancavano documenti sia stato fantasiosamente ricostruito per una volontà politica, violando la logica degli eventi. Ecco, io credo che questo qui sia qualcosa di politico che a me non mi interessa fare, perché non sono né un educatore né un propagandista per qualsiasi partito. Questo ce ne mancherebbe, Dio ci Ma scampi liberi da queste funzioni che lasciamo agli attivisti di partito. mi trovi completamente d'accordo su questo, perché in effetti si parla di fatti. I fatti concordano con chi fa ricerca storica seria che la guerra civile fu voluta espressamente dai partigiani comunisti di fede stalinista sovietica bolscevica. Questo è un dato di fatto. D'altra parte, dei fascisti che hanno reagito ad alcune loro azioni con estrema violenza, insomma, come insieme ai tedeschi, anche tutti i tedeschi che hanno, come sappiamo, a Marzabotte, Sant'Anna di Stazzema, dove vennero uccise migliaia di persone per via delle rappresaglie della legge di Ginevra, della legge della Commissione di Ginevra, appunto, che permette la rappresaglia a chi ha una posizione militare riconoscibile con la bandiera, eccetera, divisa, quindi ha diritto a rappresaglia se attaccata a una formazione, diciamo, partigiana non riconoscibile, non identificata con una forza militare legale. E questo è quello che dice, chiaramente con degli eccessi, ma dietro la retroscena di queste due stragi, purtroppo, c'è sempre la mano provocatrice dei partigiani comunisti. Questo purtroppo è la verità, e qui non si vuole fare nessuna. Ma basta leggere i loro manuali per la conquista del potere, la guerra civile che hanno sempre fomentato fin dal loro costituzione in movimento. Cioè, la guerra civile è per loro una fase fondamentale per l'insurrezione, per l'escatenamento dell'insurrezione, appunto, che loro chiamavano popolare, e l'instaurazione della dittatura del proletariato. Cioè, sono fasi chiarissime che loro hanno proprio messo scritto su bianco fin dal 1919. Questo era il loro andazzo. Non dimentichiamo di quello che hanno fatto. Non dico l'Unione Sovietica, che dovrebbe essere un dato acquisito, ma noi dimentichiamo quello che hanno fatto i comunisti e la sinistra in generale durante la guerra civile in Spagna. Ecco, quelle sono immagini clamorose che costituiscono il precedente della guerriglia che scoppia poi in Jugoslavia e poi in Italia, ovviamente con i debiti proporzioni, perché la guerriglia in Italia fu complessivamente, nel quadro generale della Seconda Guerra Mondiale, qualcosa di militarmente di basso impatto. Quindi, mentre in Esattamente. Jugoslavia la guerriglia e l'esercito fu ovviamente abbondantemente sovvenzionato dai britannici e dagli alleati in generale, compreso il Regno d'Italia, si costituì un esercito vero e proprio ed ebbe una sua funzione operativa sul territorio, cosa che non avvenne mai in Italia. Sì, esatto. Comunque nel libro Sangue chiama sangue di Giorgio Bisanò vengono dettagliatamente spiegate le due stragi, diciamo, principali avvenute in rappresaglia agli attentati partigiani, cioè quelli di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, provincia di Lucca, dove lì ci sono delle scene inquietanti di partigiani comunisti che hanno fatto le porcate vile, cioè, lì le ha documentate, so che quello che Pisanò scoprì tra la fine degli anni 50, inizio anni 60, quando erano in vita quasi tutti i protagonisti di quelle vicende,
beh, lì esce pure un quadro veramente mostruoso di che sono stati certi partigiani comunisti, ripeto, perché altri poi non erano affatto così. Io ho conosciuto anche partigiani di, diciamo, quelli di Rosselli, delle Fiamme Verdi, oppure quelli di Edgardo Sogno, per dirne uno, ma erano dei gente rispettabilissime, che erano davvero degli idealisti puri, che volevano un'altra Italia loro, non questa, lo posso garantire, che purtroppo dalla resistenza sono traviti, ma i quali però va detto che non si sono mai macchiati di certi crimini che sono macchiati purtroppo da partigiani comunisti, questo dobbiamo dirlo. Tutto qua. E questo è un fatto storico che è riconosciuto anche da quelli di sinistra, quindi non è che lo dico solo io, perché il fatto di Giampaolo Pansa è, diciamo, un fatto emblematico, ma anche di altri di sinistra che lo ammettono tranquillamente, oppure neutrale se vogliamo, come appunto se parliamo di Franco Stella, eccetera. Niente, quindi, caro Pier, io ti ringrazio per questa tua fatica. Dopo mi darai il titolo anche del libro che è dedicato a Rieti, che io non lo sapevo, quindi ti chiedo scusa, ma non sapevo sì, del libro, guarda, di Rieti. È molto semplice, perché il titolo è molto semplice. Noi abbiamo Terni Repubblicana, abbiamo per l'appunto, che è uscito oggi, sono 700 pagine, e poi abbiamo il precedente, che semplicemente è Rieti Repubblicana, perché fa parte della trilogia Rieti Repubblicana, Terni Repubblicana, e poi ci sarà, se Dio vorrà, negli anni prossimi, l'ultimo capitolo di Perugia Repubblicana. Ovviamente stiamo parlando di un volume di 700 pagine, quindi non è molto pesante, anche fisicamente molto pesante, sono 700 pagine. Quelli di Rieti addirittura sono 800. Quindi insomma, diciamo che hai fatto un lavoro di storia locale, storia patria, diciamo che se uno vuole conoscere la storia per quello che è stato sul territorio, ho cercato di essere il più esaustivo possibile. L'editore è sempre Heraldi, giusto? L'editore ovviamente che sposa questa enorme fatica, sì, anche economica, perché qui parliamo di 20 anni di studi, non stiamo parlando di romanzi, poesie, piccole commissioni. Questo è il secondo volume di una ricerca che è iniziata nell'estate del 2000, quindi in pratica sono 20 anni di ricerche, 800 pagine l'uno, 700 pagine l'altro, dimostrano che comunque sia almeno c'è stata una certa attenzione nel documentare il più possibile, perché ripeto, la conoscenza è data dall'esame di tutti i fattori in campo. Noi non abbiamo voluto fare sconti a nessuno e soprattutto non fare il riassunto di quello che hanno fatto gli altri. Noi abbiamo creato uno studio innovativo, abbiamo l'ambizione di dire che non ci sono precedenti, e io credo che nessuna provincia in Italia abbia un'attenzione sulla Repubblica Sociale Italiana così come hanno avuto Rieti, e così come ha avuto Terni, e se Dio vorrà così come avrà Perugia, perché qui stiamo parlando di studi che andranno circa sicuramente oltre le 2000 pagine, quasi 2500 pagine, per raccontare la Repubblica Sociale Italiana in tre province, in province dove la Repubblica Sociale per l'appunto c'è stata solo 9 mesi, perché noi abbiamo ad esempio Milano, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Repubblica Sociale è durata, possiamo dire, quasi 2 anni. Possiamo dire che Terni, Perugia, Rieti furono province che furono lambite temporalmente per 9 mesi dalla Repubblica Sociale. Pure la Repubblica Sociale esistette, fu da realtà operante, esistette e fu impattante sul territorio. Ebbe un impatto sicuramente molto importante e sicuramente molto maggiore di quello che poi ebbe la Resistenza, che casomai venne dopo, ossia quando arrivarono gli americani a occupare il territorio, a quel punto si presentarono i comunisti e presero ovviamente per loro il potere. Ma questo è al di fuori di un conflitto, questo non c'entra niente con la Repubblica Sociale Italiana e quando bisognava combattere sul serio. Certo. Io spero che questa tua fatica sia ad esempio ad altri storici locali di indagare in altre province italiane del centro-nord
appunto il periodo della Repubblica Italiana, anche perché a mio avviso si potrebbero sicuramente trovare delle sorprese di come vengono amministrate e come funzionano certi esattamente servizi. L'obiettivo nostro è stato quello di parlare di amministrazione del territorio da parte della Repubblica Sociale, cosa che era totalmente sconosciuta anche a detti lavori, o meglio era assolutamente negata, perché tra il settembre 43 e il giugno del 44 a Terni, Rieti, Perugia vi era stata la guerra, vi era stato gli americani, vi era stato l'occupazione tedesca, tutto tranne che la Repubblica Sociale. Ecco, noi con questi libri abbiamo cancellato tutte queste ricostruzioni ideologiche, abbiamo detto la realtà dei fatti, ossia che Terni, Perugia e Rieti erano province della Repubblica Sociale Italiana e lo rimasero fino all'ultimo giorno, ossia fino a quando i carri americani non hanno occupato il territorio e quindi si è attuata una ordinata ritirata verso il nord. Questo è stato un punto di partenza per il nostro studio. Allora dovrei fare una risposta al signor amico Vril Eleterion, ma questo vale anche per gli altri. E qui chiedo tuo aiuto, caro Pietro, perché tu sei aperto a certe cose. Allora, in conclusione, devo rispondere a un quesito che non è proprio nel tema, anche se è del tema, cioè di Mussolini. Allora, si parla che Mussolini avesse fatto la spia per gli inglesi, la spia per i francesi, perché ebbe dei soldi. Allora, la verità è questa. E tu, Pietro, puoi correggermi se sbaglio. La verità è che io ho provato, io anche il più indagato è questa. Mussolini sposò la causa dell'interventismo. La causa dell'interventismo era confacente agli interessi anglo-britannici e finanziare, cioè il popolo d'Italia Mussolini, ma finanziare nel senso di fare propaganda per l'intervento e non per fare la spia. Mussolini non è stato la spia di nessuno, assolutamente nessuno, e non ha aderito a nessuna massoneria, anche se, secondo certe voci che circolavano nel 1908, o tutti lì, si parla di Mussolini che andò in Francia, che fece un tentativo di entrare nella massoneria, ne parla anche un pochettino Schusenberg, ma non ha le prove. Il fatto sta che Mussolini non è stato mai un massone. E il fatto sta che quando poi è morto, appeso a Milano, sappiamo che cosa gli hanno messo addosso, come ha dimostrato anche Montermine appunto nel suo libro Mussolini e gli Illuminati. Quindi voglio solo chiarire questo punto, che Mussolini non ha fatto la spia di nessuno, altrimenti non sarebbe stato l'uomo che è stato. Punto, tutto qua. La spia per conto di chi? La spia per conto degli alleati dell'Italia, che era la Francia e la Gran Bretagna? Magari la spia lo fa per l'Austria, magari. Appunto, bravo, maledetto, bravissimo. I soldi li posso prendere da chiunque, poi bisogna vedere per cosa li uso. E Mussolini li usò per il suo giornale, per la battaglia dell'interventismo della sinistra rivoluzionaria italiana, che comunque sia magari ha utilizzato quei soldi che provenivano da tutt'altro ambiente proprio per fare una battaglia contro lo stesso ambiente che gli dava i soldi, magari. Questo sì, questo è la realtà dei fatti. Sì, sì. Tanto è vero che i finanziamenti a Popolo d'Italia furono anche fatti per venire da un grande traslazione del tempo, Filippo Naldi, che era anche allora... Prende di tutto quando si tratta di finanziamenti. Il problema è che bisogna vedere poi che cosa ci si fa con questi soldi. Esatto. E nel caso di Mussolini è chiaro, indiscutibile, che li utilizzò per la battaglia interventista della sinistra rivoluzionaria, praticamente era portatrice di interessi, almeno dal punto di vista sociale ed economico, totalmente opposti di quelli che finanziavano. Questa bravissimo, è bravissimo. Tra l'altro, chiederò di più. Quando ci fu la causa Fiumana, nel 19, il Popolo d'Italia raccolse in 3 giorni, dicasi 3 giorni, 72 ore, la bellezza di 500.000 lire dell'epoca che furono date ad Annunzio per la causa Fiumana. Cioè, fatti capire. Insomma, se erano, come dire, qui sono dei fatti che hanno un grande significato storico, fatti capire come certe cose allora erano sentite. Ma non solo che vennero alcuni fondi vennero rigirati a Fiume, ma lo stesso D'Annunzio poi scrisse a Mussolini di utilizzare parte dei fondi raccolti per Fiume per la campagna elettorale del novembre 19 per finanziare i fascisti. Quindi i termini finanziamento di Fiume sono un altro discorso storico rispetto al finanziamento iniziale per la costruzione del Popolo d'Italia.
quello fu un'operazione politica di finanziamenti per Fiume chiara, trasparentissima. Il Popolo d'Italia fece una sottoscrizione per appoggiare la causa fiumana e D'Annunzio poi lasciò parte di questi finanziamenti a Mussolini, che era il rappresentante dell'unico partito che combatteva per il fiumanesimo in Italia, cioè Fasci Italiani di Combattimento, per poterlo utilizzare durante la campagna elettorale. Poi dopo ci sono delle polemiche, che viene detto che Mussolini approfittò di questi fondi, tutte fantasie fino a quando non me lo non è documentato, però la speculazione su Mussolini è gratuita, ci parla, no? Quindi possiamo dire che anche Mussolini era omosessuale, mangiava i bambini, e comunque sia, non è vero, ma verosimile, è verosimile, fa tutto brodo, basta che si parli male. La critica su Mussolini non è per quello che sta scritto nei libri, ma perché in copertina del libro viene messo Mussolini che sorride. No, è quello che fa cazzo. Come Mussolini sorride in copertina? E purtroppo quando c'è una critica antifascista di questo spessore è inutile andare a impelagare. Noi occupiamoci di storia, lasciamo i fasciofobi al loro brodo, non mi interessa di quello che fanno. Esatto, no, ma stavo dicendo, poi fino a poco tempo fa, ogni lustro veniva fuori sempre uno storico del Trentino, non so perché del Trentino, no? Che diceva che Mussolini aveva un sacco di soldi in una banca austriaca e svizzera. Allora uno degli ultimi nipoti del duce, si chiama Guido Mussolini, disse: dove sono? Che io sono il prete, me ne vado a prendersi i soldi. Vabbè, vede, anch'io l'avrei fatto. Però purtroppo questi soldi non mai visti, la famiglia è nota per la sua povertà, è nota. Francescana è rinomata. Vediamo le famiglie invece dei politici comunista. Lungi da me di fare apologia di fascismo, di difendere Mussolini, perché non ha bisogno di me per difendere. Ma perché bisogna parlare dico solo l'ultima. Ultimamente, l'anno scorso, ho scritto un libro di un tipo pagato da quello della Sera, della Repubblica, ha fatto un libro in cui dice, questo libro, questo tipo qua, anche lui è trentino, attenzione, strana, lì di Trento c'è qualche virus nell'aria che entra nel cervello della gente e fa male, no? Che si chiama antifascistite idiota acuta. Secondo tipo qua... tante belle cose insieme a Cesare Battisti, di cui è rimasta memoria, e allora... Attenzione, secondo tipo qua, tutto ciò che il fascismo ha fatto in quel ventennio, cioè tra leggi, eccetera, bonifiche, era allucinazione. Cioè, il popolo italiano ha vissuto per vent'anni allucinato. Sognava le bonifiche del Pontino. Secondo lui, le bonifiche del Pontino, appunto, del Basso Lazio, l'ha fatto il Papa. Quale Papa? Non ho capito come. Anche i romani l'hanno fatta. Quindi il fascismo effettivamente non ha fatto nulla se non finire quello che hanno iniziato i romani e i papi. Queste sono persone che vivono di complesso di inferiorità e devono autoconvincersi di avere ragione. Quindi fanno questi pamphlet dove ma le pensioni c'erano già prima, non comprendendo la differenza tra cassa assicurativa obbligatoria o volontaria. Sì, si devono autoconvincere. Ma noi siamo favorevoli a questa. Si autoconvincessero, perché così sono più sereni, vanno, litigano con le mogli e sono più tranquilli, ma a noi ci fa piacere che si autoconvincono che hanno ragione sul fascismo. Pietro, e che fanno bene. Sì, Pietro, per concludere, basta che tu vai a vedere gli atti legislativi compiuti dal fascismo dall'ottobre 22 fino a quando è caduto il regime, e basta farsi un giro da Bolzano fino a Sicilia, da Trieste a Torino, a Genova, Imperia, Ventimiglia, Aosta, no? Lecce, Santa Maria di Leuca, per capire tutto il contrario di cosa vuol far credere questo tipo qua di Trento, no? Dicendo cose, ma no, ma anche la bonifica antropontina, solo volevo vedere che è successo, cosa fece Mussolini. Noi liquidiamo tutto con una frase: il fascismo è il male assoluto. E basta, che pensare alle paludi, le assicurazioni, le pensioni. Fascismo è il male assoluto, noi lo sottoscriviamo, lo approviamo e poi finisce ogni discorso. Ma perché bisogna andare a studiare? Io vorrei invece uno studio, vorrei chiedere a quei signori qua, anziché spendere tempo a scrivere mistificazione e idiozie di ogni genere, vorrei questi signori qua che mi spiegassero, questi signori qua,
di fare un filo serio su perché e per come Mussolini, quando si trovò tutto, o meglio, quando l'Italia conosce tutto, entrando in guerra, 10-40, perché la sua concentrazione non fu pari a quella di 5 anni prima della campagna d'Etiopia. Ecco, lì bisognerebbe studiare il perché. Ma non... diciamo che Mussolini non era un santo, Mussolini non era un uomo che aveva sempre ragione, o vogliamo sottoscrivere queste frasi propagandistiche. Mussolini era un uomo come tutti gli altri, quindi io immagino che come tutti gli uomini possa e debba sbagliare. Credo che sia nella logica dei fatti. Fatto che sbaglia, sicuramente. Errori, ma non per questo sono una cattiva persona, spero di non essere una cattiva persona. Quindi il discorso dell'entrata in guerra del 40 è molto più complicato di quello che viene presentato, ovviamente sicuramente, e quasi sicuramente c'era un accordo con la Gran Bretagna e la Francia per l'entrata in guerra, per cercare di moderare la Germania sul tavolo della pace. Poi l'elezione di Roosevelt in America fece sì che l'America si spostò a Gran Bretagna, e quindi lasciarono poi Mussolini alleato alla Germania. Anzi, secondo me, come diceva De Felice in alcune sue frasi, Mussolini entrò in guerra guardando più quello che facevano i tedeschi che quello che facevano la Gran Bretagna e la Francia. Così l'attacco alla Francia è stato dettato dalla discesa verso sud dell'esercito tedesco più che un attacco alla Francia. Il Vallo Alpino del Littorio venne adeguatamente rifornito durante i primi anni di guerra. La guerra alla Grecia è dato come per bilanciare la penetrazione tedesca nei Balcani. Quindi c'è tutta un'altra storia dietro la seconda guerra mondiale, a cui si aggiungono ovviamente anche alcuni limiti che dimostrò il regime in quell'occasione, e i limiti stessi di Mussolini, e soprattutto una certa involuzione che prende il regime nel 1936 con il culto della personalità, attraverso il quale il duce stesso si fece terra bruciata intorno, non soltanto abbattendo il potere delle componenti fiancheggiate del regime, ma soprattutto sottraendo sempre più spazi di autonomia ai suoi più fidati collaboratori. Sì. E così si aggiunge nel 1943 al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio non fu opera di Ciano e Bottai, fu opera di persone come Sforza, come i fascisti più transigenti, come Farinacci, che volevano riacquisire un potere che Mussolini gli aveva tolto. Poi finirono giocati da grandi Ciano e Bottai, che presero per il balzo la convocazione del Gran Consiglio per mettere in minoranza decisiva il duce, e poi a loro volta Ciano, Grandi e Bottai, che speravano una successione al duce, vennero praticamente trombati dai re, dai circoli militari, che una volta fatto il lavoro sporco presero tutto il pacchetto e lo gettarono alle ortiche. Questo è in poche parole quello che avvenne. Però ecco, dopo adesso stiamo andando fuori argomento e magari ci sarà l'occasione per approfondire. Parliamo sentato niente, volevo dire una cosa, insomma, adesso chiudiamo. In che anno è stato fatto il libro di Rieti nella Repubblica Italiana? In che anno è stato edito? Allora, sempre Herald editore, Rieti Repubblicana è uscito nel 2015, e si può chiedere tranquillamente alla Herald editore, che ha un sito internet. Lo metto io, ovviamente se si chiede insieme a Terni Repubblicana, è un costo non indifferente, però ovviamente l'editore sarà prodigo di consigli per l'acquisto, ovviamente. Va bene, ti ringrazio infinitamente, caro Pietro, come sempre, sei sempre molto grazie e io vorrei che altri storici seguissero il tuo esempio per costruire. No, non gli conviene, lasciali stare, poi gli storici hanno famiglia, lasciali lavorare, perché se devono rovinare la vita per così poco? No. Il fascismo è il male assoluto, lascialo stare. Più semplice, no? Perché il fascismo è il male assoluto. Dai, fermiamoci, no? Purtroppo, insomma, io sorrido, ma... C'hanno tutti in famiglia, lasciacela stare in pace, no? Oggi non usci con la famiglia, ma stai scherzando. Va bene, io ti ringrazio. E buonasera a te. E alla prossima, quanto prima, per argomenti. Grazie. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao, ciao.